Siamo a colloquio con Valerio Tranfa, il team manager della Bledeco Juve Caserta. Valerio, abbiamo sentito tutti i giocatori in questo periodo, eccetera. Si è concluso il girone di ritorno, dunque si è conclusa la stagione regolare. C'era un miracolo da compiere, non è arrivato perché a Roma purtroppo la Luis è stata più forte di Caserta. C'è riuscito invece Salerno, ok? Battendo Sant'Antimo. Dunque Caserta adesso va a fare i play-out. Allora, innanzitutto dai un giudizio su questo campionato fino ad oggi, cioè il giro di andata e il giro di ritorno sulla Bledeco Juve Caserta, che è stata costruita negli ultimi 15 giorni prima dell'inizio del campionato. Beh, come hai detto tu, noi siamo partiti un po' in ritardo rispetto a tutti gli altri per le questioni a noi note del titolo che abbiamo acquistato, però io, la società, noi siamo tutti contenti per questo campionato che abbiamo fatto. Non è assolutamente fallimentare il quinto posto raggiunto alla fine della regular season, ma potevamo fare di più, però non ci facciamo la testa. Adesso dobbiamo soltanto resettare quello che è stato il campionato e prepararci al meglio per questi play-in, play-out, come li vogliono chiamare, per la permanenza in B1. Noi siamo contentissimi. A inizio d'anno ci davano nei bassi fondi della classifica, abbiamo ribaltato ogni pronostico e siamo arrivati ad una partita dal nostro sogno, perché poi alla fine era un sogno arrivare tra le prime quattro, però anche se non ci siamo riusciti, noi siamo orgogliosi e contenti per questo campionato che hanno fatto i ragazzi. Diciamo, nell'economia del campionato, secondo il mio parere, ma secondo il parere di tantissimi tifosi, hanno pesato due match importanti come un macigno: la sconfitta di Avellino in casa e Bisceglie fuori. Tu sei d'accordo? Ma io vorrei dire che noi abbiamo avuto nel momento migliore della forma un Davide Mastroianni in meno. 3 mesi, certo. Si sente la mancanza di un giocatore come Davide. E le partite poi hanno storia a sé, certo, forse più quella di Avellino, forse il rammarico c'è con Bisceglie, però ti ripeto, noi comunque siamo arrivati a giocarci l'ultima partita per arrivare ai playoff. Quindi non è che quella di Bisceglie ci aveva tagliato le gambe, o ancora prima, 2 mesi prima, quella di Avellino, anche perché tutte le altre poi hanno giocato e i risultati sono stati molto altisonanti, nel senso non sempre la squadra favorita ha vinto. Quindi per me, diciamo, la mancanza di Davide è stata più importante di tutte le altre componenti negative che si sono aggiunte durante l'anno. Certo. E adesso la prossima avversaria, al meglio di 5 gare, è Teramo a spicchi 2020, come loro scrivono 2K20, sì. Una squadra che era stata costruita per non per diciamo veleggiare nei bassi fondi della classifica, doveva fare, diciamo, loro si aspettavano qualcosa in più, ma in realtà diciamo hanno rischiato davvero di retrocedere. Come vedi questo avversario? Noi affrontiamo una squadra difficile, anche perché queste partite, se non le affronti con la giusta grinta, determinato, non puoi avere vita facile. Io penso che noi dobbiamo essere concentrati e far subito capire a loro che a Caserta non si passa, e noi siamo qui a fare questi spareggi per rimanere in B1 per 7 punti alla fine, perché a Luis abbiamo perso di 7. Quindi dobbiamo vendere cara la pelle, come si diceva prima, e non mollare e far capire che Caserta vuole restare in questa categoria. Ok, Valerio, tu che sei il team manager e comunque sei molto vicino alla squadra,
come hai visto i ragazzi, come hai visto i giocatori subito dopo il termine del match contro la Lus Roma, sapendo che Salerno aveva battuto Sant'Angelo? Ma guarda, noi c'è stato un po' di scoramento perché era giusto, perché comunque i ragazzi hanno lavorato un anno sano per raggiungere un obiettivo che da tutti era dato impossibile, invece noi siamo arrivati ad un passo da questo obiettivo. C'era rammarico, però loro hanno capito che dovevano resettare subito perché adesso c'è un play-out da affrontare e portare a casa subito il risultato. Come si dice, con i se e con i ma non si fa mai giorno. Certo. Quindi adesso affrontiamo quello che ci prospetta il campionato e vediamo di chiuderla subito, quanto prima. Ok, e prima di chiudere questa, diciamo, lunga intervista, il messaggio ai tifosi da un team manager? Bah, il messaggio ai tifosi, io sono il primo tifoso, lavoro in società, ma se non fossi seduto lì sarei seduto sicuro avanti agli Ultras per tifare questa squadra. Caserta lo merita, i ragazzi lo meritano e quest'anno ci ha dato una grande mano il pubblico, ma io penso che risponderanno alla grande come sempre hanno fatto, perché Caserta ha una grande tradizione e secondo me ha i migliori tifosi di tutta la Serie B e non solo la Serie B. Grazie. Grazie.